Il centro storico di Pescara, Piazza Unione, pieni di telecamere di videosorveglianza. Il tutto non per una imposizione, ma per una scelta che i commercianti di questa zona hanno recepito. Questa è la vittoria più bella sottolineata dal sindaco Albo Remascia questa mattina nell'incontro anche con le altre autorità che si occupano di pubblica sicurezza. Straordinaria. Intanto la legittimazione da parte di autorità come il prefetto, come il questore, come i rappresentanti delle forze dell'ordine, i quali sono venuti qui a certificare questa ottima iniziativa da parte della mia amministrazione, quello che in 6 anni, D'Alfonso prima e D'Angelo poi, non sono mai riusciti a realizzare, cioè una collaborazione, un dialogo sereno e costruttivo con gli operatori del centro storico, lo siamo riusciti a realizzare noi in poche settimane. Abbiamo stimolato gli imprenditori che si sono fatti trovare pronti ed attenti e abbiamo installato, anzi hanno installato loro a loro spese, a fronte invece di progetti faraonici della passata amministrazione che chiedevano e attingevano direttamente alle tasche degli operatori per importi sui 100-120 mila euro, loro con poche migliaia di euro hanno installato a proprie spese un sistema di videosorveglianza, ognuno chiaramente per la propria attività, ma questo crea una rete di videosorveglianza all'interno del centro storico che fa stare tranquille le forze dell'ordine, fa stare tranquilla l'amministrazione, fa stare tranquilli gli operatori e soprattutto fa stare tranquilli i fruitori, migliaia di giovani e non giovani, di questo luogo identitario di Pescara.